Ciao ragazzi, benvenuti in un altro episodio di Mages of Lotus. Questa volta vi porteremo la nostra top 10 di carte di Strixhaven, incluso anche i Commander Strixhaven, per il formato appunto Commander. Quindi non guarderemo altri formati, ma piccola premessa, guarderemo tutti i formati di Commander invece. Quindi Centurion, che è uno dei più giocati in Italia, Banlist, MTGO, Multiplayer, tutti. Quindi per questo magari troverete delle carte che hanno un power level tra di loro molto differente. Ma cominciamo subito con la decima. Allora, al decimo posto troviamo Flame Scroll Celebrant, e essendo una carta modale, troviamo anche la parte di dietro che è Red Alien Silence. Allora, la parte avanti è un 2-1 a costo 2, un rosso un incolore, e quando un opponent attiverà un'abilità, gli faremo un danno, e con due mana, di cui un rosso, andrà a prendere più 2 più 0. La parte di dietro invece dice: l'avversario non può giocare, gli avversari non possono giocare spell o abilità attivate dai Planeswalker, e esilieremo questa carta. Dove la troviamo? Allora, troviamo sicuramente dei mazzi aggressivi con una leggera componente di tasse, perché abbiamo la prima parte che è molto aggressiva e fa vari danni, perché è impossibile trovare un avversario in Commander che non abbia nel mazzo un'abilità attivata che non sia di mana. Quindi gli tassa il fatto di attivare varie volte l'abilità. E l'altra parte è il classico, più classico dei Silence. Un mazzo perfetto sarebbe Winota. Sì, che ricordiamo cosa fa questo Allora, costo comandante. 4 è un umano, leggendario, quindi può essere il vostro comandante, ed è un effetto molto molto forte. Quando qualsiasi di vostra creatura non umano attacca, guardate le prime 6 del Grimorio, quindi sono tante, Sei sono tanti. e cercate un umano, lo mettete in gioco, tappato attaccante, la mica è finita qua. Eppure è indistruttibile per questo turno. Mamma mia. Ma uno o tutti? È 1-1, a tutti, no? Già è così, tanto, madonna. È forte. È bannato come comandante Winota In in Centurion. Centurion, però è legale negli altri formati e potremmo comunque giocarlo in Centurion, in Commander Centurion, nel nostro Nel nostro mazzo. mazzo. Comunque è molto forte, questo è un umano da mettere giù in caso l'altro l'ha attivato. Abbiamo il Silence che è perfetto per proteggere. Allora, andiamo al nono posto in cui troviamo Sinister's End, un instant a costo 3 in colore un bianco, che ci permette di esiliare un qualsiasi numero di creature Planeswalker che controlliamo, e all'inizio della prossima fase finale, quindi all'inizio del prossimo fine turno, tornano in campo con o un segnalino più uno nel caso fossero creature, o un Esatto. loyalty in più nel caso fossero Planeswalker. Dove possiamo giocarlo? Troveremo tutti i mazzi che abusano già di Ghostway e degli effetti così. Ghostway è stato il primo istantaneo famoso aver fatto questo effetto. Lo troviamo qua, che praticamente fa la stessa cosa ma solo per le creature. Qua abbiamo l'aggiunta per un solo mana, il fatto di poter anche proteggere i Planeswalker o comunque fare delle piccole combo, aumentando i segnalini, proteggendoli dalla rimozione di massa, proteggendoli anche da un attacco, eh. A differenza delle altre Ghostway, tra virgolette, quindi carte che esiliavano, ci permettevano di esiliare tutte le creature, questo lo fa anche con i Planeswalker. Quindi Esatto. apre un altro mazzo in cui può essere giocato, che può essere un commander pieno di Planeswalker. Esatto, E buona carta. esatto. Ha No, potenziale. non ha posizione per lei. No, non abbiamo un mazzo per ora, però ha potenziale. Sì, no. Andiamo all'ottavo posto, in cui Calling Ritual. Kalingrith. Una sorcery che a costo 4, due in colori, un verde e un nero, ci permette di distruggere tutti i permanenti con costo di mana 2 o meno. Aggiungeremo un mana o verde o nero per ogni permanente distrutto in questo modo. Questo non è affatto male perché, tornando al discorso di prima, multiplayer o comunque in generale i formati che lo permettono, che ad esempio Ban e MTGO, si gioca molte rocce di mana che costano 1 o 2 mana e sono degli artefatti che praticamente danno molto mana per un costo bassissimo. Esempio proprio che è chiarissimo, lampante, il Sol Anello solare, Ring. Esatto. che a costo un mana in colore ci permette di averne due in colore. Due. È un po' Per forte. sempre. Sì. Ricordiamo che tante delle rocce, degli artefatti che ci danno mana in Centurion, per esempio, sono bannati. Esatto. Quindi questa carta, secondo me, secondo noi, è più adatta al multiplayer Sì. e forse al Commander MTGO. Esatto, per la questione ad esempio di carte come Sol Ring, Sì. esatto. Distrugge anche le creature, quindi se troviamo in un formato tanti mazzi aggressivi, Esatto, è comunque possiamo anche forte. giocarlo. Ricordiamoci che ogni negozio ha il suo meta, quindi vengono giocati mazzi diversi. Esatto, perché Commander tra l'altro è molto friendly, quindi la gente gioca principalmente quello che gli Gli piace piace. giocare. Quindi se nel vostro negozio giocano per esempio tanti elfi, questa carta qua è molto È forte lo molto stesso. forte. Allora, andiamo al settimo posto in cui troviamo
Killian, Ink Duelist. Io e Isma amiamo questa Sì, carta. anche perché cioè, non mi chiedo perché sia un common, Ma sinceramente. meno male, dai, No, così dai, è meno più facile male. da reperire. Esatto, costa di meno. Allora, costo 2 abbiamo intensive, quindi un bianco e un nero senza colorless. Abbiamo uno stregone umano con lifelink e menace ed è un 2-2. Quindi già cominciamo bene perché doppia abilità positiva, costo 2-2-2. Ricordiamo che Menace è minacciare e consiste nel fatto che questa creatura non può essere bloccata da una sola creatura, Esatto, cioè da da due meno in su. 2-2, esatto. La parte bella però è questa. Le magie che noi lanciamo che bersagliano una creatura costano 2 in meno. Cioè, è uno sconto molto ingente. Una creatura qualsiasi. Di solito queste carte dicono o le nostre creature o le creature dell'avversario. Questa dice qualsiasi creatura. Esatto. Quindi ogni carta che andremo a fare, che può essere una removal sulle creature della, quindi una rimozione sulle creature dell'avversario, ci costerà 2 in meno. Quindi se giochiamo Killian nel nostro mazzo, saremo più propensi a giocare removal con mana in colore Nel testo, multiplo. Quindi esatto. 2 in su. Che magari hanno effetti anche più forti poi, oltre a distruggere una creatura. Oppure è forte nei mazzi, in cui avremo tante carte che targettano, quindi che bersagliano, le Sì, nostre come creature. le aure. Bravissimo. Quindi avremo delle aure che magari costano un incolore un bianco, le pagheremo solo uno, Per quindi. farvi due esempi di carta, possiamo avere ad esempio Atterend, costo 2 colorless, un bianco e nero, esilio un permanente non Non terra, instant. instant. Ecco, poi lo pagheremo 2. Due, sì, che è molto più O forte. Destino Angelico, costo 2 e 4 e 2 bianchi, e verrebbe a costare solo più 2 bianchi, Due bianchi, sinceramente. se sono carte che fanno effetti molto forti, che hanno due incolori, tendenzialmente questo. Comunque, anche se hanno solo un incolore, è forte uguale Sì, anche perché. Mortify scontato è molto forte. Sì, ma questa è una carta veramente forte perché a costo 2 non ha dei lati negativi nella forza della costituzione o negli effetti. Anzi, Esatto. ha life, ha legame vitale, minacciare ed è un 2-2, quindi non ha malus Non ha malus. e poi ha un effetto positivo molto forte. Allora, andiamo alla prossima in cui troviamo Malinda, studente e avvocato, no? Esatto. Studente di giurisprudenza. Il disegno mi piace tanto Sì, disegno questo. molto bello. Allora, costo 3, 2 incolori, un bianco, 2-3 volare. A costo 0 ci permette di giocare un instant o una sorcery dal nostro cimitero, pagandone il costo, quindi dovremmo comunque pagare il costo. Se la carta non targetta una creatura che controlliamo, la dobbiamo pagare 8 in più. Quindi è fatta apposta appunto per i più 2 più 2 Esatto, quindi o. mazzi, esempio Voltron, che puntano, cioè mazzi che puntano a pompare molto le loro creature con spell o istantanee o incanta creature, compagnia Ma in cantante. carta creature No, qua no, no, perché no, sono istanti no, no, source. è per descrivere i mazzi Voltron, ovviamente. Lei ovviamente è più specifico per Instant Sorcery. È molto forte. Allora, come comandante è un po' limitata Sì. perché ha solo un colore. Però nei mazzi invece è molto forte. Il mazzo che ci sentiamo di consigliare di più per questa carta è questo qua. Ve l'apriamo, così la vediamo. È una carta, tra l'altro, molto divertente. Feder. È Feather. Cosa fa Feather? Allora, un 3-4 costo 3, due bianco e un rosso, volare. Quando lanceremo un instant una sorcery che targetta una nostra creatura, verrà esiliata e la potremo rigiocare all'inizio del prossimo turno. Anzi, Esatto. all'inizio del. No, torna in mano. Scusate, torna in mano all'inizio della fine del prossimo turno. Esatto. È fortissimo. Questo è un Sì. comandante ottimo. Tra l'altro, molto giocato dai giocatori friendly perché Sì. È è divertentissimo. E costa anche divertentissima, poco. costa poco. Anche perché si potenzia con delle carte che normalmente costano pochi euro, per esempio God's Willing, Tappo 1 protezione sostanzialmente. È davvero molto molto bella. E combinata con Mavinda non è affatto male. Sì, Malinda è proprio perfetta per questa carta qua. E passiamo alla top 5 in cui troviamo il Silver Quill Silencer. Questa è molto bella, mi piace tanto. Allora, un bianco, un nero, 3-2, quindi già overpower, Sì, perché overpower. esatto. E quando entra in gioco nominiamo una carta non terra. Quando l'avversario giocherà questa carta che abbiamo nominato, lui perde 3 vite e noi peschiamo una carta. È un comando molto forte perché c'è una carta che l'altro giocherà per forza. Che è il nostro Il comandante. comandante. Quindi noi nominiamo il comandante dell'altro, ogni volta che lo giocherà perderà 3 vite e noi ci peschiamo. Non male, per carità, il Medley Mage proprio impedisce ed è un po' meglio magari. Ricordiamo cosa fa, perché Esatto, non tutti lo ricordiamo, conoscono. esatto, tanto è qua sotto, lo apriamo, lo facciamo vedere. Allora, abbiamo un 2-2 a costo 2, un bianco, un blu, guardate, ha questo disegno alternativo di Double Master. E come disegno è più bello questo. Sì. Questo fa effetto. Questo è uno delle più brutte di questa espansione, secondo me, di Probabile. quelle. Però io preferisco l'originale che qua non Eh c'è. sì, è ancora un'altra versione.
Però se guardate il nostro video sulle carte dei professionisti, lo Sì, lo trovate. trovate in basso, uno dei primi video. La qualità dell'audio non sarà buona, però parliamo anche delle dreamhack. Quando entra in gioco nominiamo una carta non terra come l'altro, però non potrà essere giocata quella carta sia Esatto. dall'avversario che da noi. Sì, esatto. Quindi questo piccolo malus. Però se la nominiamo, ovviamente, ci sarà un motivo. Ma secondo te, oltre a Commander, potrebbe vedere gioco in Modern Inumani, In nel mazzo umani umano? non è del tutto stupido perché nei matchup grindy, quindi per esempio contro mazzi come Jund. Jund, che hanno più copie della stessa carta ma col nome differente, per esempio contro umani è slanciare un Bolt o un Push è praticamente la stessa cosa, quindi io faccio Mad Image, nomino il Bolt per beccarmi in testa il Push. Questo almeno vuol dire ok, tu mi tirerai la rimozione nominata, però almeno ci pesco sopra. Eh certo. Comunque il Commander è forte perché, come abbiamo detto prima, l'avversario è sicuramente comandante e lo vorrà giocare, quindi è forte. Sì, esatto. Ci Poi piace contro. E molto. comunque picchia molto bene Sì, perché 3-2, veramente ottimale. Allora, passiamo alla quarta posizione, dove abbiamo una carta divertentissima, come tutti i 3-2. comandi. Sì, tutti quanti. Allora, un incolore, un rosso, un blu, istantaneo. Potremmo scegliere due delle seguenti quattro abilità. Possiamo fare due danni a qualunque target, quindi creatura, planeswalker o giocatore. Un giocatore pesca due e scarta due. Un giocatore crea un treasure token, che è un artefatto che sacrificandolo ci dà mana una volta sola. E distruggiamo un artefatto bersaglio. Esatto. Allora, ricordiamo, questa carta è scegli 2, quindi molto spesso in Commander può fare un effetto fortissimo. Tutti hanno gli artefatti, tutti praticamente hanno qualche creatura, quindi è facile fare distruggo una creatura e distruggo un artefatto. Infatti sotto il suo cugino che ha questo effetto simile, ma è Modern, è Kolaghan's Command. Che è un'altra carta simile che ha quattro effetti sempre, ne Esatto. possiamo scegliere due, è identica. Gli effetti però sono diversi. Uno ci farà riprendere in mano una creatura dal cimitero, l'altro farà scartare una carta a un giocatore, distruggeremo sempre un artefatto, quindi hanno questo effetto in comune. Oppure possiamo fare due danni solo a creatura o player, non a Planeswalker, questa è Esatto. la differenza. Dove la vedremo, Isma? La vedremo in molti mazzi control e midrange di Commander. Allora, più forte in Commander MTGO, appunto per quello che dicevamo prima, che ci sono più artefatti Sì. che con basso costo danno tanto mana, che sono bannati in Centurion, ma secondo me vedrei a gioco anche in Centurion. Alla fine è una carta veramente forte in Commander. Esatto. Comprate la foil perché è molto bella. È molto bella, molto bella. Ed è anche un buon investimento. Avrete notato che compariamo con carte vecchie per farvi capire un po' il power level, per questo le mettiamo. Sì, è così. Non tutti i nostri ascoltatori conoscono tutte le carte, e quindi Esatto. così vi andiamo anche ad aumentare la vostra cultura di Magic, no? Conoscete sempre più Più carte, che carte, è è anche la fondamentale. cosa bella di Magic. Sono troppe per conoscerle tutte, però. Allora, qua abbiamo una carta che amiamo, io e Questo è Isma. molto bello, molto bello. Osgir, The Reconstructor. Molto forte. Allora, a costo 4, due incolori e un bianco e un rosso, avremo un gigante Sì. artefice. Il disegno questa volta non mi fa impazzire. Non tanto, Medio, effettivamente. medio. 4-4 Vigilance, quindi attacca senza tappare. A costo un incolore, sacrificando un artefatto. Ricordiamo una cosa per i meno esperti: tutto ciò che è prima dei due punti in un'abilità è il costo di quell'abilità. Esatto. Quindi andrà pagato a prescindere che l'abilità si risolva e prima che venga risolta. In alcuni casi è un bonus, Esatto. In altri casi è un malus. in altri casi è un malus. Target creature che controlliamo prende +2/+0. Lo possiamo fare infinite volte finché abbiamo mana o artefatti da Esatto. sacrificare. L'altro effetto è tappo X uguale il mana che Questa è la vogliamo. parte interessante. Sì, tappandolo esiliamo un artefatto dal nostro cimitero che costa X, quindi se costa 0 l'artefatto pagheremo Esatto, 0 e solo zero e lo tapparla. esiliamo e basta. Creiamo due token che sono una copia di quell'artefatto. Lo possiamo fare solo Solo sorcery, quindi sorcery. solo a stregoneria, a velocità E stregoneria. meno Che male. ne pensi? Molto forte. Abbiamo in Commander, ma in generale in Magic abbiamo molti artefatti a costo basso, come diciamo prima, che danno mana. Questo ci permette di copiare i Mox nel cimitero e averne due per terra. Facciamo un esempio, c'è un Mox che si gioca tanto in questi tipi di mazzi qua che si chiama Mox di Opale, che a costo 0 ci permette di avere un mana di qualsiasi colore. L'unica condizione è che dobbiamo avere tre artefatti, però il Mox è già un artefatto, quindi ce ne Esatto. bastano altri due. Se andassimo ad esiliare
il Mox. Con questa carta qua avremo due artefatti che ci danno mana. E stiamo parlando di una carta costa zero che dà solo mana. Esatto. Pensate cosa può fare con carte che hanno degli effetti Tra l'altro forti. questo può avere la sfortuna perché il Mox Topal non era leggendario, vero? Sì, è leggendario. Perché forse con questo effetto ha quel problema lì. Ah, Però, è vero, è vero, attenzione, abbiamo il petalo di loto. è vero. Sì, O abbiamo petalo anche altri Mox più vecchi che non sono di loto. leggendari. Sì, è vero, è vero. Col Mox di Opale purtroppo non è una buona sinergia. Poi Esatto. abbiamo un altro artefatto che è giusto menzionare, la bolla di La Mishra. bolla di Misha ci permette di pescare due. Ci permette di sacrificarla, pescare una carta all'inizio del prossimo turno, quindi dell'avversario tendenzialmente, o il nostro se la sacrifichiamo nel turno dell'avversario, e di guardare la prima carta di un Grimorio. Però con questa qua ci permette di poi pescare due, veramente forte. Questo, a leggerlo così, potrebbe dar vita veramente a un archetipo. Sì, potrebbe dare una spinta a qualche mazzo più midrange, non solo tasse, bianco-rosso. Sì, potrebbe essere veramente un comandante forte, forte, forte. Mi piace tanto questa carta qua. E passiamo al secondo posto in cui troviamo il Guardian Augmenter. L'augment è davvero forte l'augmenter. Questo qua, allora, abbiamo costo 3, 2 colorless, un verde, un troll, che ha flash e un 2-2, e i due effetti sono davvero forti. I comandanti che controlliamo hanno più 2, e i comandanti che controlliamo hanno Hexproof. Allora, questo Troll Wizard è preso da World of Warcraft, perché Sì, ci sono lì i Troll Wizard. infatti. Arriva palesemente da lì, arriva da Azeroth. Forse c'è un portale per arrivare in Magic Può essere, però su dopo, qualche piano. È un faranno Planeswalker. il set con Dungeons and Dragons, e più avanti con Warhammer, magari lo È faranno anche con World vero, è vero. Sì. E poi magari faremo un video in cui parleremo delle partnership of Warcraft. Sì, della Wizard, che è molto interessante. sicuramente ne parleremo. Tanto è molto attuale perché questo argomento è proprio in espansione Sì, per è nuovissimo, Magic. nuovissimo. Allora, dove la possiamo giocare questa carta? Tutti, guarda, ci sentiamo di dirlo. Praticamente tutti i midrange a base verde, i Sì. mazzi che hanno comandanti con partner. Pare che così avete ben due creature che potenzialmente possono avere Hexproof e sono potenziate. È veramente forte. E prima parlavamo anche di elfi, che ci sembra. All'inizio dicevamo no, 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 no. Però in realtà non ha lati negativi neanche in elfi. Esatto. Perché spesso i comandanti elfi, che meglio sono o Ezuri o non mi ricordo, Marwyn. Marwyn, hanno bisogno di funzionare per fare le loro combo, praticamente fare Mille infiniti là, danni. mille Hanno bisogno che il comandante sopravviva e non muoia continuamente dalle spot removal. là, mille. Però hanno poche carte che lo Esatto. proteggono. Invece questa è una carta proattiva che protegge, quindi è molto forte. Passiamo alla number one, una carta che abbiamo già trattato in un video, nel Direi video delle migliori che carte di. purtroppo no, era attesa, si sapeva. Qua c'è il suo amico. C'è il suo amico sotto. C'è il suo amico Urza. Esatto, la sua versione più forte, però che Sì. comunque assieme possono fare disastri. Allora, Galazeth Prismari, costo 4, 2 in colore, un blu, un rosso, volare, ha un Elder Dragon, come tutti i draghi che si rispettano. Esatto. Quando entra in gioco ci andrà a creare un Treasure Token, che è quello che abbiamo detto prima, quindi non ve lo ripetiamo. Gli artefatti che controlliamo ci danno un mana di qualsiasi colore, e questo mana lo possiamo spendere solo per Instant Sorcery. Qui sostanzialmente è un 3-4 costo 4 che ci mette una roccia di mana che ci dà 2 mana continuamente. Cioè, è davvero forte. È davvero forte e il mazzo, vi sto continuando a mettere Prismari Command perché vanno sono Esatto, compagni di avventura. sono compagni d'avventura. Allora, il mazzo tendenzialmente penso che sia. Ah, lui è comandante, quindi Sì. praticamente sempre. Il mazzo penso che sia un UR control a base artefatti, quindi con artefatti che facciano o vantaggio o ci diano anche. Cioè, una bolla di Una Mishra, bolla di come Mishra. dicevamo prima, è l'ideale perché noi possiamo fare bolla di Mishra all'inizio, se ci serve la distruggiamo. Per pescare una Cascare carta. carte. Se non ci serve, la teniamo lì e noi abbiamo fatto un Mox che ci dà mana. Esatto. Quindi è veramente E ci forte. premia per giocare Instant Sorcery, che sono i nostri metodi di chiusura. Sì, che possono essere counter, possono essere, come abbiamo detto anche l'altra volta che l'abbiamo analizzata, Expansion Explosion, che si tratta di un instant che ci permette a costo 4 e X di pescare X carte e fare X danni. Quindi se abbiamo 10 mana, potremmo fare 6 danni e pescare 6 a instant, che è molto Esatto. forte. Un'altra carta può essere Bonfire of the Damned, che è una sorcery, che però ha un'abilità molto bella, molto divertente, che è Miracolo. Miracolo. Praticamente quando andremo a pescare la prima carta di ogni turno, se quella carta è Miracolo, possiamo rivelarla, giocarla per il costo di Miracolo, che per i Bonfire è un rosso X, Esatto. e andremo a fare X danni alle creature Planeswalker dell'avversario. E anche il giocatore, Anche forse. giocatore, sì, anche Non mi la ricordo. faccia. Sì, a tutto. È molto forte.
Questa carta qua potrebbe essere come per il ragazzone bianco-rosso per Osgir, un comandante che impatta veramente tanto in Esatto. diversi tipi di comande. Ci sentiamo di metterlo al primo posto come investimento economico, anche se secondo noi è buono, Sì. non ha un costo troppo eccessivo per ora e primo posto per lui Prendete il meritato. traghetto. Allora, siamo giunti alla fine della nostra classifica, delle prime 10 carte per Commander. Speriamo che il nostro video vi sia piaciuto. E vi chiediamo gentilmente di iscrivervi al canale, per noi è la cosa più importante. Non vi chiediamo soldi, niente, non vi chiediamo Niente. niente, solo esclusivamente di Un'iscrizione. iscrizione. Tra l'altro, in futuro, quando avremo più iscritti, faremo degli unboxing in cui metteremo in regalo una delle carte unboxata Esatto. del valore E a vari di. contest con gli iscritti. Sì, quindi stay tuned e iscrivetevi perché quello ci aiuterà ad avvicinarci a questi A questo regali che vogliamo meeting, farvi. esatto. E basta, mettete mi piace, condividete con i vostri amici e il vostro gruppo. Commentate. Commentate se avete domande, scriveteci, siamo attivi su Facebook, Instagram, Ovunque. ovunque, scriveteci ovunque, commentate ovunque. E vi rispondiamo perché possiamo farlo, abbiamo ancora tempo Abbiamo per ancora tempo. rispondere. E un saluto, al prossimo video, un E grazie. abbraccio, ciao!